Buonasera innanzitutto e grazie per essere qui così numerosi. Grazie al professor Altini per avermi coinvolto in questo, in questo ciclo. E mi sento davvero molto onorato di essere alla Fondazione San Carlo, che è un'istituzione un unica, più che rara. Per la capacità, e lo dico proprio da professore che in varie parti d'Europa a più riprese ha cercato di costruire, oltre che di partecipare, istituti di ricerca sulla condizione umana, eh, a caratteristica transdisciplinare. Ma un, una così profonda e un così grande spettro, una così profonda ispirazione, devo dire che è difficile da trovarsi e questo lo dico per giustificare la profondità anche del mio grazie per essere, eh, per essere qui oggi. Viviamo un tempo in cui la dimensione riflessiva della cultura e la dimensione interdisciplinare ugualmente della cultura è indispensabile ma è largamente elusa. I problemi che caratterizzano l'età globale, la nostra vita, la nostra contemporaneità, sono problemi ormai tipicamente complessi, che vuole dire non complicati, lo sono anche difficili, ma complessi nel senso che ciascuno di questi grandi problemi è costituito da un intreccio di molteplici dimensioni e non possono essere ridotti ad una sola dimensione pena la non comprensione e soprattutto la non soluzione di questi problemi. I problemi economici, i problemi ecologici, i problemi del clima, i problemi dell'incontro delle culture esigono una prospettiva complessa, cioè capace di mettere in relazione dimensioni che invece purtroppo a tutt'oggi, a partire dalle nostre università e dalle nostre scuole, vengono separati nei vari specialismi e tanto più le specializzazioni aumentano e ciò è un bene, tanto più aumenta non solo la nostra conoscenza ma aumenta anche la nostra ignoranza, la nostra cecità per l'incapacità di fare dialogare saperi così, così preziosi e questo è un problema che non concerne soltanto la ricerca. È un problema che non riguarda soltanto l'educazione, è un problema che riguarda la democrazia. E la nostra democrazia è in crisi oggi essenzialmente, cioè non continua la stagione del progresso, eh, proprio per due ragioni. La prima perché... La classe dirigente politica non è dotata dei paradigmi, delle mappe culturali adeguate, non dico per risolvere i problemi, ma per formularli in modo adeguato e corretto. E perciò spesso, di fronte ai propri fallimenti, cerca di trovare un aiuto negli esperti, nei tecnici che a loro volta falliscono perché non sono dotati delle mappe, dei paradigmi adeguati, non dico per risolvere i problemi, ma per formularli in una maniera adeguata, per formularli cioè intrecciando tutte le dimensioni di cui sono composti i problemi. E questo vale per tutte le grandi dimensioni della condizione umana di cui la politica oggi si dovrebbe occupare. Di fronte però a questa situazione difficile eh, che trova, al di là dei fenomeni di decadimenti vari, eh, comportamentali, morali, ma una inadeguatezza culturale di chi, prima ancora che di risolvere i problemi, dovrebbe occuparsi di formularli, e cioè il politico e il tecnico che sono le due persone, le, i due profili, le due categorie di classe dirigenti che più hanno le leve del potere e che nello stesso tempo, nonostante le apparenze, hanno meno dotazioni rispetto al tempo d'oggi. E la questione del progresso ha a che fare con, con questa dimensione. Ringrazio il senatore Barbolini di essere qui, con lui abbiamo avuto modo di parlare e di affrontare questi, questi temi di fronte a tanti sentimenti di impotenza in un passaggio per me casuale, insomma parlamentare, di cui mi sono senz'altro onorato, ma che mi ha lasciato ancora di più confermato in questo tipo, stile di riflessione filosofica che ho maturato invece nella vita, prima ancora che nella ricerca scientifica. Non pensavo di svolgere questa premessa, ma l'introduzione così acuta del professor Altini su questi temi mi ci ha trascinato. Nello stesso tempo il professor Altini, che sa eh, che ormai da anni mi occupo proprio delle ambivalenze del progresso eh, del nostro tempo, eh, però mi ha sollecitato a tornare alla radice dei miei studi e a svolgere una breve eh, riflessione sul nucleo epistemologico di che cosa è il progresso? Di che cosa è il progresso? Che cos'è questa parola di cui parliamo, della cui crisi parliamo, delle cui ambivalenze parliamo, però come sempre forse nel nostro tempo che è un tempo così in cui siamo in mezzo al guado, fra una sponda che lasciamo che non tocchiamo più e una sponda nuova che non tocchiamo ancora e che forse non sappiamo ancora quale quale possa, quale possa essere. Ma eh, allora un passo indietro vuole dire cosa intendiamo con la parola progresso, che cos'è il progresso di cui è questione oggi e di cui tanto si è parlato a proposito della crisi della nostra modernità, mh? nelle sue varie dimensioni, eh? crisi economica, crisi sociale crisi antropologica, eh, crisi nel rapporto uomo-natura, eccetera, eccetera. Che ne è del progresso? Cos'è? Voglio partire da una definizione di progresso che lo stesso professor Altini ha utilizzato, visto nel deplian di presentazione della mia, della mia conferenza. Eh, e parto però da una dichiarazione, sarò un po' tranciante per stare nel tempo e nella misura del buonsenso. Il progresso è, potremmo dire, senza esagerare, la vera e propria scoperta della modernità europea. È un'invenzione della modernità europea prima dell'origine della modernità europea, tutto sommato prima del Cinquecento, la parola progresso non esisteva, ma non era mai stato concepito, né era stato mai inteso come concepibile qualcosa come un progresso, se per progresso intendiamo modernamente il fatto che accettiamo, ammettiamo, concepiamo che nel futuro ci potrà essere qualcosa di nuovo rispetto al passato, e addirittura non solo di nuovo, ma di nuovo e di meglio che rispetto al passato. Eh? Fino alle origini della nostra modernità europea, che poi abbiamo mondializzato, perché l'Europa è stato il motore della prima mondializzazione in questi 500 anni: semmai se ci poteva essere qualcosa di somigliante al progresso. Eh, aveva a che fare o avrebbe avuto a che fare con un ritorno al passato, un ritorno al recupero di aspetti dell'età dell'oro che però era collocato nel passato, non nel futuro. Certo, possiamo cercare, l'abbiamo fatto, l'hanno fatto gli studiosi dell'idea dell di progresso. Eh, alcune radici di questa idea e di questa parola nella civiltà dell'Occidente medioevale, e eh, uno dei loci più significativi in cui possiamo trovare una traccia antesignana del progresso moderno è quella che proprio il professor Altini citava in questa presentazione. In una famosa immagine che Giovanni di Salisbury eh, attribuisce a Bernardo di Chartres, il cancelliere della cattedrale di Chartres dal 1119 al 1126, come ricordiamo tutti, recita così questa descrizione, questa immagine. Siamo come nani sulle spalle dei giganti. Cosicché possiamo vedere più cose, più cose di loro e più lontane, non certo per l'altezza del nostro corpo, ma perché siamo sollevati e portati in alto dalla statura dei giganti. È il progresso. Però se lo leggiamo bene, io ve lo leggo in due, in due battute, altrimenti non progredisco, non vado avanti. Nell'immagine di Bernardo troviamo una sostanziale ambivalenza, in qualche modo agiscono nell'immagine di Bernardo due tendenze che si contraddicono in senso opposto, una tendenza a decrescere, non a decrescere siamo nani sulle spalle dei giganti, quindi siamo decresciuti. Siamo dei nani se ci paragoniamo ai giganti del passato. Inevitabilmente i giganti sono prima di noi, non ci potranno essere. Però c'è anche una tendenza a crescere. Per questo, talvolta, vediamo meglio dei giganti perché siamo sulle loro spalle. Ecco, queste due tendenze si contraddicono e eh, alla fin fine, in tutte le interpretazioni medievali, diciamo, da. Dall'immagine di Bernardo fino al Cinquecento vanno a giustificare l'idea cruciale del tempo della storia della conoscenza del Medioevo. Nell'universo medievale, eh, noi troviamo un'idea ciclica del tempo: il tempo è un ciclo. Troviamo che il gioco delle spinte e delle controspinte fra queste due tendenze a decrescere e a crescere delineano una sorta di equilibrio e su questo equilibrio fra queste due tendenze si fonda l'idea cruciale che del sapere hanno i nostri padri medievali l'idea di una sostanziale conservazione del sapere non di un aumento, di un progresso, di una conservazione del, del sapere. Bene, quindi grazie per avermi riportato lì. Ecco, le idee che costituiranno quella che poi abbiamo chiamato la modernità, la tradizione moderna, si costituirono proprio come? Attraverso la rottura di questo equilibrio. Nell'idea. O meglio, nel passaggio dall'idea di una conservazione continua del sapere all'idea di un progressivo ampliamento del sapere progressivo ampliamento del sapere tramite accumulazione. Ecco questo passaggio è evidente nella diversa interpretazione che i protagonisti delle rivoluzioni scientifiche del Cinquecento e del Seicento e poi del Settecento subito. Diedero delle immagini ereditate dalla tradizione medievale, ne cito solo una, eh, faccio degli esempi, ma come mi insegnate esempio in greco vuol dire paradigma, cioè è una grammatica del pensare. Eh? Pierre Gassandi, grande scienziato, nel 1624, quindi es esattamente 500 anni dopo San Bernardo, i nani sulle spalle dei giganti, Rielaborava il tema dell'immagine di Chartres, enunciando proprio chiaramente l'idea di progresso e direi anche l'idea di moderno, di modernità. Vi leggo tre righe di Gassandi, eh? eh, ma non è per prenderla alla lontana, parlano di noi oggi eh, queste, queste immagini. Dice Gassandi: So abbastanza in quale stima vadano tenuti gli antichi. direi oggi lo sappiamo meno bene noi, tendiamo, lo sappiamo meno bene, già questa è una differenza. No. Non posso, e, e salto tante righe di questo testo bellissimo, non posso tuttavia ottenere dal genio che mi ispira il permesso di giudicare il valore in base agli anni, cosa che invece era la tradizione, no? un'idea è tanto maggiore quanto è né di non credere che quel che è antico è stato una volta nuovo. Addirittura il progresso c'è già stato e l'idea di nuovo è un'altra, la novità è un'altra idea moderna, la possibilità che emerga qualcosa di nuovo. Vedre, vedremo, non vedremo noi perché non abbiamo tempo, ma sappiamo nella storia, nella storia delle società, nella storia della natura, dirà Darwin nella storia della conoscenza noi diciamo, diciamo oggi. Credetemi, la natura resta sempre la stessa e anche questo è un tema moderno, eh? il fatto che le leggi di natura funzionano sempre nello stesso modo, non cambiano, eh? e anche questa è un'idea messa in discussione oggi. E se è stata un tempo feconda di grandi spiriti lo è ancora e lo sarà per l'avvenire, sufficientemente per produrne altri che non saranno affatto da meno dei primi e perché no se lo spirito degli ultimi arrivati ha sempre la possibilità di brillare di più quindi siamo giganti sulle spalle di giganti eh? scusate Infatti, da una parte si possono sapere tutto ciò che i loro predecessori conobbero, e dall'altra, basandosi sulle esperienze e sulla propria ragione, Galileo, le sensate esperienze, le certe dimostrazioni, possono aggiungervi del nuovo, del nuovo. Poche parole, dette in italiano, senza troppi esoterismi né tecnici né, né teoretici, e qui c'è il paradigma della modernità. Che ha nel suo fulcro, eh, che ha come suo fulcro il progresso. Il tempo della conoscenza, della storia della conoscenza, caratteristico della tradizione moderna, quindi, riassumo la caratteristica: si configura in primo luogo come un tempo irreversibile, non circolare, non è. Il cerchio che riproduce e riproduce sempre il medesimo, ma è irreversibile, è una freccia, non un cerchio. E l'irreversibilità del tempo della conoscenza è definita attraverso tre attributi, tre caratteristiche che sono le caratteristiche, poi declinate in tanti modi a seconda dei campi, di quello che è stato il progresso moderno. E con queste caratteristiche oggi noi litighiamo ormai da qualche decennio, non funzionano più come univoche definizioni del progresso. Quali sono queste tre caratteristiche? Innanzitutto il tempo della conoscenza, attraverso il quale progredisce la conoscenza, è omogeneo. E lo sviluppo delle conoscenze è lineare si svolge secondo una linea, non, non va a spasso, è di... ed è cumulativo, un po' come la costruzione di un edificio mattone su mattone, si innalza il grattacielo progressivamente delle conoscenze. Poi, ciò che appare caratteristico della conoscenza nel presente, viene proiettato come definitorio delle conoscenze future. Questa è la caratteristica della omogeneità della storia delle conoscenze. Ci sarà una novità, ma sarà una novità essenzialmente quantitativa, un di più. Tutti i tasselli, diceva Galileo, del mosaico, della natura, sono fatti della stessa pasta, dello stesso tessuto, per cui progressivamente li possiamo conoscere applicando lo stesso metodo che ha dato buona prova di sé nella conoscenza dei pochi tasselli del mosaico, del puzzle che già conosciamo. Il susseguirsi delle, delle conoscenze nella storia eh, appare come indefinitamente estendibile, senza mai incontrare un limite ultimo. Non c'è limite allo sviluppo, al progresso delle conoscenze. E qui troviamo un altro tema cruciale su cui noi dobbiamo riflettere per capire da dove veniamo, dove siamo, dove andiamo a proposito del progresso, della condizione umana. La tradizione scientifica moderna, mi limito a questo, ma è la parte per il tutto, eh, nasce come con il venir meno, anzi con la vera e propria esplosione. Del cosmo medievale, che era un cosmo finito. Era un cosmo che aveva dei confini fisici e simbolici molto determinabili, finiti, anzi visibili a occhio nudo, i cieli delle stelle fisse, le sfere celesti. E le sfere celesti erano i limiti fisici del cosmo, ma erano anche. I limiti del pensiero erano limiti ad un tempo ontologici ed epistemologici. Infatti si pensava, da parte degli scienziati che si chiamavano dei filosofi della natura medievali, di avere ormai conosciuto tutto il cosmo, di avere fatto sostanzialmente tutto l'inventario delle cose esistenti e del modo della loro esistenza nel cosmo. Sì, poteva sfuggire qualche dettaglio, ma a riempire un disegno già sostanzialmente eh, compiuto. L'osservatore, questo è un altro tema, chi è l'osservatore moderno? L'osservatore di questo cosmo finito riteneva possibile nel Medioevo definire chiaramente l'universo del discorso del sapere, l'universo del sapere, l'universo, il cosmo era finito, l'universo del sapere era finito era isomorfo ed era finito sia nel senso con dei limiti ma sia anche nel senso si era finito di costruirlo era compiuto perfetto nel senso di compiuto il cosmo invece prodotto dalle rivoluzioni cosmologiche e fisiche che segnano il sorgere dell'età moderna si presenta senza confini apparenti, indefinitamente estendibile nello spazio e nel tempo, eh? plausibilmente infinito. Recita il titolo di un libro molto bello di Alexander Coiré che descrive la rivoluzione antropologica, cosmologica, eh? con cui si origina la modernità, dal cosmo chiuso, finito, con al centro immobile la Terra, dal cosmo chiuso all'universo infinito. Ecco. Allora, il problema che si pone dal punto di vista antropologico, quindi dal punto di vista epistemologico, come conosciamo un universo infinito noi che siamo finiti? Come ci rapportiamo ad un universo infinito noi che abitiamo? un punto marginale, finito, periferico addirittura, si saprà presto, di questo, di questo universo. Quindi il grande problema che si pone in questo Big Bang che manda in frantumi un cosmo perfettamente, cioè compiutamente delimitato e ordinato, quello medievale, per metterci di fronte agli occhi e alla vita un universo infinito e in frammenti diversificati, eh, il problema è... Come possiamo approcciarci ad un universo infinito mai concepito prima a partire da un punto di vista finito che è quello eh, di noi uomini? Ecco, l'idea di fondo che ha accompagnato la determinazione eh, di questo universo di discorso per affrontare un universo infinito eh, Possiamo riassumerlo in questa idea, in questa assunzione. Eh? Dobbiamo, possiamo identificare un nucleo finito di leggi, di presupposti, di metodologie, nei cui termini ricondurre le molteplici e infinite dimensioni del cosmo che sta di fronte a noi. E poi queste dimensioni infinite saranno anche le dimensioni infinite del cosmo che che scopriremo dentro di noi dal punto di vista della psicoanalisi, dal punto di vista della biologia, dal punto di vista della storia da cui, da cui deriviamo. Ecco, allora per riassumere, qual è l'ipotesi moderna attraverso la quale poi si costruisce l'idea di progresso, ve la compendio, per stare appunto in un minuto, in quattro assunzioni. Eh, è un liofilizzato eh, di, di riflessione. La prima, eh, sentite eh, che sembra quasi un, un senso comune, un luogo comune, ad ogni aumento della conoscenza corrisponde un corrispondente, corrisponde un, una, un uguale ritirarsi dell'ignoranza. Questa è l'idea di progresso. Più aumenta la conoscenza, più diminuisce l'ignoranza. Diventato quasi senso comune. Eh? Due, la seconda assunzione. Una volta che determinati settori e campi problematici sono acquisiti al metodo scientifico, ecco, si emancipano definitivamente da universi di discorso e da metodi considerati extrascientifici. Ne parlavamo prima venendo qui, una volta che certi temi, ambiti problematici della metafisica, della filosofia, del mito, eh, delle religioni, vengono acquisite allo sguardo scientifico con successo, ecco, si emancipano, diventano... Eh. Quindi c'è una linearità in questo, in questo senso, no? da una ragione meno evoluta a una ragione più evoluta. La terza assunzione, il cammino della conoscenza ha una direzione ben definita. Le deviazioni, gli apparenti ritorni sono comunque subordinati alla direzione fondamentale. La quarta assunzione: il compito della ricerca, della razionalità, della ricerca scientifica e filosofica è quello di separare i problemi veri dagli pseudoproblemi, di risolvere i problemi veri e di dissolvere gli pseudoproblemi. Quindi, ma come facciamo a fare tutte queste cose qua? E questo è, dobbiamo avere un metodo e infatti il metodo è diventato il tema cruciale attraverso il quale valutare i progressi della, della conoscenza. Un esempio solo. La sostituzione dello spazio e del tempo altamente differ molto differenziati e pregnanti del cosmo medievale eh. e antico. Eh? con l'idea newtoniana di uno spazio-tempo completamente isotropo e omogeneo, è stato forse il luogo più significativo in cui queste idee che vi ho riassunto hanno, hanno preso corpo. E sulla base dell'invarianza delle leggi della meccanica rispetto alle traslazioni spaziali e temporali, si è sedimentato l'atteggiamento cognitivo forse eh, cruciale, eh, che più caratterizza eh, la modernità scientifico-filosofica, cioè l'atteggiamento della estrapolazione o della estrapolabilità. È possibile, e per questo dobbiamo concepire la prefigurazione del progresso delle conoscenze attraverso l'estrapolazione da ciò che sappiamo qui e ora a ciò che sapremo. Infatti, come vi ho detto, lo spazio-tempo della conoscenza è omogeneo, è fatto della stessa pasta e quindi progressivamente. Così eh, emergono due presupposti fondamentali eh, dell'universo di discorso della modernità, della scienza, della, della filosofia che danno le coordinate poi dell'interpretazione dell'idea di progresso. Il primo è un principio di continuità della realtà. Secondo questo principio la conoscenza di un piccolo novero, di un nucleo finito di leggi di natura ci permetterebbe di accedere ad ogni scala spaziale e temporale. In qualche modo, vedete, qui c'è un'ambivalenza. Da una parte l'idea di progresso fonda l'idea che avremo in futuro conoscenze nuove rispetto al presente e al passato. E, e però è ambivalente, sono nuove fino a un certo punto, perché saranno dello stesso tipo delle conoscenze di cui disponiamo ora. Perché le scoperte che noi faremo saranno scoperte che in continuità con ciò che conosciamo ora, che non porteranno a reinterpretare ciò che conosciamo ora in altri modi e che non ci porranno di fronte, eh, come potremmo dire, ad una natura qualitativamente diversa rispetto a quella che conosciamo oggi. Questo principio di continuità della realtà è andato di pari passo con un principio di continuità della storia della conoscenza. Gli sviluppi futuri della conoscenza sono a grandi linee prevedibili, determinabili da oggi, sulla base delle conoscenze che oggi, di cui oggi eh, disponiamo. Allora. Ciò che sta al fondo di queste asserzioni filosofiche c'è una ipotesi sulla natura della conoscenza umana. Innanzitutto viene asserita la finitezza della conoscenza umana, e questa finitezza è definita in rapporto ad una ipotetica infinitezza e onniscienza della conoscenza di divina. La conoscenza divina onnisciente. Diventa l'ideale normativo rispetto al quale si definisce la direzione del progresso delle conoscenze umane. Quindi, alla radice della modernità, noi troviamo questa idea del progresso del sapere: il progresso del sapere è umano, è un avvicinamento asintotico, al limite, mai attingibile compiutamente. Ad una verità e soprattutto a un punto di vista di conoscenza totale, cioè l'ipotesi è che il punto di vista di Dio, per Pier Simondo e Laplace, di un demone, è un punto di vista da cui in modo trasparente eh, si vede tutto, si osserva tutto, si conosce tutto. Da questo punto di vista eh, appare il limite, la finitezza della conoscenza umana, che è finita, eh, perché sta più in basso, ma stando più in basso è implicata nei contesti, è sporcata dalla dimensione storica, non consente alla mente umana di avere un punto di vista assoluto. Absolutus vuol dire in latino sciolto da una relazione. L'osservatore ideale, per Cartesio, è l'osservatore che prende una fotografia, diciamola con il linguaggio d'oggi, che una volta scattata non consente di risalire all'occhio dell'osservatore che l'ha scattata, è assoluta, cioè sciolta dalla relazione, da punto di vista singolare dell'osservatore e con ciò è oggettiva. D'altra parte, però, se la conoscenza umana è limitata, non è per questo imperfetta, dicono i filosofi e gli scienziati moderni. L'intelletto umano è partecipe della perfezione della conoscenza divina, il punto di vista degli specialisti anche di oggi si ritiene tale, mm? plausibile, ed è il cattivo uso che facciamo del nostro intelletto a introdurre l'imperfezione, imperfezioni, allorché ci lasciamo coinvolgere nelle relazioni storiche, nelle passioni, nelle emozioni. Nasce così uno dei miti della cultura moderna, della conoscenza moderna, cioè la separazione nella natura umana fra ciò che è primario e ciò che è secondario, cioè fra la ragione e le modalità del suo... Uso. La ragione è neutra e anzi è tanto più ragione in quanto è neutralizzata dalle sue relazioni col contingente storico e individuale. È il cattivo uso della ragione che eh, in qualche modo la inquina. Quindi l'obiettivo è attraverso il metodo, nelle varie forme di esperienza e di conoscenza umana, Trovare un luogo di osservazione della natura o della società quanto più oggettivo, quanto più neutro e la ricerca delle leggi eh, diventa progressivamente, soprattutto nell'Ottocento, il modo attraverso il quale l'ideare regolativo, il verso dove dobbiamo andare per progredire dell'onniscienza diventa. La norma indica la direzione dello sviluppo delle conoscenze, cioè del loro progresso. La legge è interpretata proprio come luogo fondamentale, assoluto, di osservazione, di spiegazione eh, dei fenomeni. Infatti, eh, l'ipotesi è che la complessità, la variabilità, la molteplicità che ci appare a prima vista, con i cinque sensi della natura o dell'umano o della società, è solo apparente. Compito della scienza perché possa darsi progresso è quella di andare oltre l'apparente variabilità dei fenomeni per trovare un codice nascosto, un Dio nascosto, fatto di leggi inflessibili della natura, una volta conosciuto delle quali noi Possiamo spiegare ciò che accade, noi possiamo controllare ciò che accade, possiamo prevedere ciò che accadrà, e questo è alla base dell'idea eh, di, di progresso. Questa idea, questi schemi epistemologici presero corpo soprattutto nell'interpretazione dei grandi successi ottenuti da una teoria fisica particolare del Settecento, la meccanica razionale, che divenne il modello della razionalità toucour, da applicare, da estrapolare via via a tutti gli altri tasselli del mosaico, dell'universo. Successivamente questa idea per cui la natura nel suo insieme nelle sue parti poté essere paragonata ad un orologio inflessibile di cui noi dobbiamo conoscere le leggi, per cui tutto ci potrebbe diventare trasparente eh? e quindi dominabile, quindi controllabile, quindi prevedibile, retrodicibile. Ed è su questo potere della natura, basato su questa ipotesi, che si fonda la possibilità del del progresso. E questa idea di legge di natura, come una regola prescrittiva, che dice ai fenomeni che soggiacciono ad essa, devi fare questo di volta in volta, e viene immaginata anche come l'unica forma di legge anche nella nascita delle scienze dell'evoluzione e delle scienze della storia. Il problema diventò quello di individuare nell'Ottocento, in particolare, come sapete, le leggi della storia caratterizzate dalla stessa necessità, invarianza, a temporalità delle leggi dell'universo fisico. L'idea di filosofia della storia esprime il modo in cui anche le scienze dell'evoluzione, nonostante le grandi intuizioni di Darwin, subito Furono tradotte nel senso, interpretate nel senso di dover ricercare un luogo fondamentale di osservazione da cui spiegare e prevedere il decorso evolutivo. Il decorso evolutivo, bene per avvicinarci poi ad alcuni: la scienza contemporanea, in particolare nel Novecento, si è invece sviluppata. Decostruendo, eliminando questa definizione di progresso, decostruendo ed eliminando soprattutto l'euristica del luogo fondamentale, del luogo assoluto di osservazione, come il vero punto di vista da cui articolare in linea di principio le conoscenze, l'onniscienza divina, l'onniscienza del demone, che da un solo punto di vista vede in modo trasparente, assoluto. Il tutto e quindi lo controlla, eh? ne detiene un potere. E, beh, negli ultimi, ultimi cent'anni, non viene dalla fisica quantistica, la biologia, ma questa è poi una storia, non viene soltanto asserita la non attingibilità di fatto di questo luogo fondamentale di osservazione. La non attingibilità di questo punto di vista assoluto era è stata riconosciuta, ma già nel Settecento, nell'Ottocento, quando si introduce il calcolo delle probabilità anche nella scienza fisica. E però il carattere probabilistico, statistico, incerto delle conoscenze umane viene interpretato come una misura della provvisorietà di queste conoscenze, come una misura della non adeguatezza completa di queste conoscenze, non come rivelatrice eh, di qualche cosa eh, che appartiene alla dinamica della physis, della natura stessa, natura fisica, natura umana, natura natura biologica. Quello che nel Novecento viene messo in discussione più radicalmente è l'idea che, che la scienza mh, si costituisca secondo un processo asintotico di avvicinamento a un luogo assoluto, esterno di osservazione eh, della natura o delle sue parti. E si comincia a pensare che per la conoscenza umana, ma direi per la conoscenza tout court, l'ideale della onniscienza non solo non è attingibile, ahimè, ma porta fuori strada, non è così che funziona la conoscenza. Il limite della conoscenza non è un limite assoluto, Asintoticamente inattingibile perché siamo uomini e non dei, e quindi siamo conosciuti, siamo consegnati, confinati a una conoscenza ahimè fallace, anche se il progresso ce la può migliorare: questa conoscenza andando sempre più nella direzione del panopticon, nella direzione di un, della conoscenza di un Dio nascosto dietro alla mutevolezza dei fenomeni. Il limite non è quello, non è fuori. Il limite non si definisce negativamente in rapporto ai valori dell'onniscienza, dell'esattezza, della completezza, della onnipotenza. Il limite non è una membrana o una barriera di separazione fra mondi, spazi. Considerati già dati e immutabili, da una parte la razionalità e dall'altra parte l'irrazionalità. I limiti rimandano i limiti sono interni, rimandano i meccanismi costruttivi che presiedono lo sviluppo delle conoscenze. E Sono più simili ai, ai limiti che già Immanuel Kant sul crinale non solo del settecento e dell'ottocento ma addirittura del nostro tempo quando per parlare dei limiti della conoscenza umana faceva quel poetico esempio della colomba eh? Eh? che ha covato sono nati i suoi piccolini nel nido e la mattina all'alba prende il volo va a cercare i vermicelli per portarli ai suoi colombini, poi un filo di paglia di erba secca per aggiustare il nido, poi un vermicello gli cade, va e viene, va e viene, alla sera è stanchissima e dice: Ah, come sono stanca! Figura della conoscenza o dell'epistemologia eh, per Kant. Come sarebbe bello volare nel vuoto, senza il limite dell'aria, quanto sarebbe meno faticoso, eh, senza rendersi conto che Osanna. Kant, che senza il limite eh, cadrebbe a picco a terra e non potrebbe volare. Quindi il limite non come ciò che ci separa dal possibile, ma come condizione del possibile, addirittura, addirittura del volo. Mm. È come negli esperimenti della Gestalt, no? Guardiamo un disegno, vediamo un vaso, chiudiamo gli occhi, due profili che si baciano. Sono due sguardi incompatibili, la stessa cosa, ambivalenza della nozione del limite eh, che convive nella nostra limite del possibile, condizione del possibile. Quindi potremmo dire che attraverso l'itinerario della storia, della conoscenza degli ultimi decenni, della scienza stessa, eh, si produce una critica radicale alle idee classiche di luogo assoluto, fondamentale, potente, onnisciente, onnipotente di osservazione. Potremmo dire come controcanto rispetto alle assunzioni che vi ho detto all'inizio che in questa prospettiva attraverso la quale si incrina l'inevitabilità lineare, cumulativa e omogenea del progresso, potremmo dire che ad ogni aumento della conoscenza corrisponde un aumento dell'ignoranza. A nuovi tipi di conoscenza corrispondono nuovi tipi di ignoranza. L'universo categoriale della scienza non è omogeneo, non è unitario, non è dato una volta per tutte. La conoscenza, la scienza non si costruiscono per espansione, per estrapolazione di uno stesso metodo fino a raggiungere i limiti che le sarebbero naturalmente dati. Eh? E il venire meno di questo ideale regolativo che dava la direzione lineare e cumulativa del progresso fino a raggiungere... Asintoticamente, il punto di vista di un ipotetico Dio della filosofia onnisciente da cui tutto è trasparente fuori dalla storia, eh? quindi anche la natura non è storica, eh? il venire meno di questo ideale regolativo del progresso eh, ha condotto con sé il venire meno della nozione classica di sintesi anche. Non esiste un meta punto di vista, un super punto di vista rispetto al quale giudicare, rendere omogenee le differenze che intercorrono fra i punti di vista. Queste differenze fra i vari punti di vista, queste contrapposizioni, sono un po' come le ali e l'aria della colomba, costitutivamente, o meglio, irriducibilmente costitutive della possibilità della conoscenza. Tuttavia, eh, permane l'esigenza, anche nel nostro tempo, di coordinare i punti di vista. Eh. Il problema però non è più quello di rendere omogenei e coerenti diversi punti di vista, sussumendoli in un unico, totalitario, totalizzante punto di vista più progredito, ma diventa quello di comprendere come punti di vista differenti si producono continuamente in modo reciproco. Allora, voglio svolgere qualche considerazione, non dico conclusiva, ma riflessiva, interpretativa. Trasponendo, in, se ho una decina di minuti ancora, questa riflessione: potremmo dire sul dispositivo epistemologico dell'idea di progresso, delle sue vicissitudini, delle sue ambivalenze eh, sul piano storico delle idee, delle, delle culture. E sarò un po' così, rapsodico per essere sintetico. Innanzitutto. Nella concezione del progresso e dell'evoluzione culturale della specie umana che ha prevalso fino, fino ad oggi, fino a tempi molto recenti, il punto di arrivo è stato giudicato una sorta di perfezionamento delle conoscenze rispetto ai problemi posti da un mondo stabile che non cambia. Quindi, L'antropocentrismo ingenuo delle immagini prevalenti dell'evoluzione ha rappresentato la specie umana come il culmine di una scala lineare di un progresso dal più semplice al più complesso. L'evoluzione è stata identificata a progresso tradendo in ciò la grande intuizione di Darwin e poi tutti gli sviluppi anche del darwinismo che invece sono imperniati sull'idea della contingenza dell'evoluzione. Questo antropocentrismo si è duplicato in un etnocentrismo altrettanto ingenuo. Le attività e le forme di conoscenza praticate nella società occidentale contemporanee sono state concepite come il culmine, il compimento di quanto, tutt'al più, avevano vagamente prefigurato le molteplici forme di conoscenza delle società umane nel corso della storia delle civiltà che erano in qualche modo a loro volta finalizzate eh, a evolvere, come il bambino è finalizzato a evolvere nella mente adulta, e così tutte queste forme di cultura sparse nel tempo e nello spazio in qualche modo convergono o dovevano convergere in questo punto apicale rappresentato dalla cultura occidentale, moderna e dalla sua idea di razionalità. Nel corso della modernità la scienza, la filosofia e la religione cristiana hanno accompagnato i popoli europei in un inaudito processo di esplorazione del pianeta, dal 1492 a oggi, la prima globalizzazione, la prima mondializzazione è stata di fatto un'europeizzazione e poi un'occidentalizzazione del mondo. E in questo processo la civiltà occidentale moderna, prima europea, cercando di universalizzarsi e di ergersi a orizzonte comune di un mondo unificato nel segno della omogeneità, si è incontrata e scontrata con le culture e con le tradizioni autoctone di tutti i popoli del pianeta. Tormentati, perché questo è stato, eh, cominciamo a comprenderlo, a studiarlo oggi dalle ossessioni della purificazione, dell'espulsione, del controllo, nell'età moderna si è spesso voluto tagliare i ponti con le forme di vita attraverso le quali continuamente invece si sono generate e prodotte le conoscenze. Quell'ideale epistemologico del progresso a cui ho fatto riferimento, oppure, come dire, in modo tranciante finora, contiene in sé l'idea che l'ideale della razionalità, l'ideale della conoscenza sta nell'astrarre eh, la ragione eh, dalle sue contingenze storiche, dai suoi legami con le forme di vita si è delineato l'orizzonte di una sorta di stato stabile della conoscenza, consistente appunto nel punto di vista della razionalità europea moderna. Si è sperato di poter sciogliere una volta per tutte, con i soli mezzi della ragione e di una certa interpretazione della scienza, gli interrogativi cosmologici sul senso, sull'origine, sulla fine, sui fini della vita e dell'universo. E si è confidato nell'esistenza di un ordine nascosto, di un codice nascosto, che in qualche modo potesse attenuare o disinnescare il potere creativo e distruttivo degli eventi storici. Vedete, la tradizione moderna costituisce una messa in discussione della necessità e della naturalità del limite dal mondo chiuso all'universo infinito. E l'idea di progresso insieme a quella di futuro vanno insieme, eh? anche l'idea di futuro non esisteva, non c'era il futuro quando non c'era il progresso. Con le idee di progresso e di futuro la modernità europea ha inventato l'idea di sistema aperto, l'esplorazione. Da questo punto di vista la rottura dei limiti spazio-temporali del cosmo medievale le grandi scoperte geografiche del dopo incontro colombiano, la cresciuta mobilità sociale del dopo rivoluzione industriale, la creazione del libero mercato, l'invenzione della scienza basata sull'osservazione e sull'esperimento, sono tutti processi che concorrono nella modernità a produrre quella che possiamo definire una anche qui progressiva desacralizzazione della civiltà occidentale desacralizzazione della natura e desacralizzazione degli ordini sociali. E se l'esistenza di differenze è una condizione necessaria al funzionamento di ogni tipo di società, la natura delle differenze concrete nella nostra modernità è diventata revocabile e mutevole. No? E ciò ha avuto effetti dirompenti, perduto per sempre il luogo naturale di collocazione della sua esperienza. Nel cosmo, l'uomo e ogni uomo ricerca in continuazione i luoghi della sua esperienza. Già nel 1611, John Donne, il grande poeta inglese, come sempre i poeti, gli artisti, sentono prima dei filosofi, non me ne voglia il professor Altini, e degli scienziati, il senso del loro tempo, no? quel Big Bang che devasta hm? l'ordine costituito da millenni fa dire a John Don, all coherence gone, ogni coerenza è svanita, non c'è più terra e non c'è più sole, perché che terra è una terra che non è più immobile al centro di un cosmo infinito e che solo è un sole che non ruota perennemente intorno alla terra a rendere omaggio alla centralità dell'uomo e della sua oikos e della sua casa, non c'è più padre, non c'è più figlio, si moltiplicano. Nella modernità i conflitti fra uomo e uomo, fra uomo e natura. Per un suo corretto funzionamento la strategia della modernità presuppone necessariamente l'esistenza di spazi aperti, l'infinita sfruttabilità della natura, da parte della tua conoscenza umana, come condizione dell'inevitabile progresso delle condizioni di vita umana. Tuttavia, tuttavia, continuano nel corso della modernità a prodursi, come oggi, situazioni di chiusura e di rarità e di scarsità. I limiti dello sviluppo si dirà negli anni 70 del novecento. La modernità ha vissuto ricorrentemente questo conflitto fra la necessità dell'apertura dei propri spazi e dei propri tempi nel futuro attraverso l'idea di progresso. E situazioni oggettive di chiusura, di penuria. E per trattare questa ambivalenza, questo conflitto che essa stessa ha prodotto, eh, e ha generato quelli che mi piace definire dei processi di sacralizzazione secondaria, ha desacralizzato i limiti della natura, i limiti degli ordini sociali, e, però poi ha prodotto dei processi di sacralizzazione secondaria, l'idea della legge di natura, della, della dernière science, del codice nascosto, lo scientismo stesso come punto di vista assoluto, l'unico neutro e l'unico razionale, il panopticon di Bentham, la mano invisibile degli economisti, sono tentativi di, di astrarre ed estrarre dalla storia, che è la vera scoperta della modernità e del suo progresso, perché è nella storia che si produce qualcosa di nuovo e di migliore, e però in, questo, in questa tensione e ambivalenza la modernità ha sempre cercato di trovare un luogo da cui in qualche modo controllare l'incontrollabile, la storia e la produzione del nuovo, un luogo da cui l'uomo potesse estrarsi, astrarsi dalla storia, per controllare sia la storia della natura che la storia sociale ed economica. Bene, eh, per svolgere alcune quindi considerazioni riflessioni quasi conclusive. Alla fine di questa storia, fra, fra la fine del secondo millennio, l'inizio del nostro secolo, eh, siamo stati repentinamente riportati a ripensare, a rivivere, l'esperienza antropologica, cosmologica che aveva segnato 500 anni fa, 500 anni prima, le origini dell'età moderna, cioè quella esperienza della disgregazione di un cosmo, della frammentazione di un universo, della scomparsa di un ordine che nel 600 i poeti avevano temuto e lamentato che poi scienziati, filosofi, politici, economisti, industriali, eccetera, avevano ricostruito secondo lo schema che ho cercato di riassumere e che negli ultimi decenni è nuovamente riesploso attraverso l'accelerarsi del processo della, della globalizzazione. E, eh, oggi la nostra esperienza del tempo e della storia si è nuovamente frammentata. La posta in gioco è diventata un nuovo rapporto fra la conoscenza e la storia. È proprio lo stesso tema che aveva introdotto l'idea di progresso alle origini della modernità. Qualcosa di nuovo può emergere eh, per ricomporre il senso. Il progresso è stato pensato e vissuto come imposto e predeterminato da tendenze, da leggi. Da sempre per sempre fissate. Oggi invece, in questo nuovo Big Bang cosmoantropologico, si delinea una storia caratterizzata dall'emergere imprevisto, imprevedibile, di nuovi contesti, di nuovi ambienti, di nuove culture, di nuove incoerenze e coerenze: fra, peraltro, attori storici molto eterogenei, diversi per natura, per origine. L'esito molto... dei 500 anni di mondializzazione assomiglia molto all'origine, ai modi in cui si originò la mondializzazione con l'incontro eh, colombiano. E tuttavia non si delinea a proposito del progresso una semplice negazione di ogni progresso, una semplice inversione di rotta rispetto alla tradizionale idea del progresso graduale e cumulativo. Delle forme della conoscenza umana, mi limito a questo. Cioè non si delinea una pura negazione di ogni progresso della conoscenza. Al contrario, la rinuncia ad un'idea di progresso lineare, meccanica, quasi automatica, eh, per inquadrare le vicende dell'umanità, oggi ci stimola a riflettere sulle possibili direzioni di sviluppo dell'esperienza culturale delle civiltà umane nel loro complesso. Localmente, le molteplici interazioni che intercorrono fra i popoli, gli individui e i loro molteplici ambienti, sembrano definire non un progresso lineare e irreversibile, ma una traiettoria che si avvolge continuamente su se stessa. Questa constatazione però non ci impone non ci permette di estrapolare dal locale al globale, dalla parte al tutto. È possibile, anzi è probabile, che sul lungo periodo queste interazioni fra le diverse culture che sono accadute in pochi decenni della lunghissima storia umana di 150.000-200.000 anni abbiano, abbiano ampliato, questo in modo irreversibile sì, lo spazio delle forme e delle conoscenze della specie umana. Sottolineo solo questa idea, che appartiene anche alle nostre vite, non solo a quelle dei filosofi e degli scienziati. Alla coscienza di un sempre maggior numero di individui e di collettività affiora simultaneamente una frazione rilevante di quanto l'umanità, nelle sue diverse tradizioni, ha pensato e conosciuto negli spazi e nei tempi della sua storia e della sua esistenza. Non solo negli spazi, oggi siamo interconnessi e quindi abbiamo dei meticciati culturali evidenti, anche nei tempi, nei tempi perché nel presente siamo testimoni di radici temporali lungamente separate. Questo mi, mi, mi porta a dire che è l'intera esperienza cognitiva della specie umana, nello spazio come nel tempo, a rivelarsi oggi pertinente per il nostro presente e per il nostro futuro. La prospettiva progressionista tradizionale ha pensato che gli ultimi arrivati, i linguaggi più raffinati, le nuove teorie, Avrebbero cancellato e superato tutto quanto le menti degli esseri umani avevano pensato nel corso della loro storia. Oggi è più adeguato e fecondo formulare il problema in un altro modo e delineare una storia che connetta e che riannodi il complexus, il complectere, la complessità, problemi percepiti e vissuti in spazi e in tempi lontani. La conoscenza umana si sta planetarizzando nello spazio, ma anche nel tempo. La conoscenza umana non è additiva. Eh, oggi ne facciamo esperienza in modo ambivalente. La conoscenza umana è moltiplicativa. Per conoscere i limiti e possibilità della conoscenza umana non è sufficiente sezionare il suo presunto apice, la rappresentazione scientifica del mondo costituito dai suoi risultati considerati, fra virgolette, più avanzati, cioè le conoscenze specializzate, formalizzate. È necessario immergersi nella complessità, cioè nella molteplicità delle sue diverse dimensioni. Eh? È necessario fare questo oggi. E oggi scopriamo quanto anche... L'ideale che si è potuto considerare assoluto di razionalità e di conoscenza, la razionalità occidentale moderna, le forme storiche assunte in particolare dalla scienza, dalla filosofia e anche dalla religione cristiana, siano state condizionate e forgiate da scelte e da quadri cosmologici, antropologici, solidali alle forme di vita e alle forme di pensiero dell'umanità in tempi e in luoghi particolari. La scienza, la filosofia, la religione cristiana sono segnate dalle linee di pensiero che hanno prevalso nella civiltà greca classica, inclini a percepire gli aspetti disgregativi della storia. Ma ciò non è necessario, non è assoluto, è contingente. Volte a oltrepassare quindi la trama temporale degli eventi in cerca di un disegno eterno, e eterno vuol dire fuori dal tempo, non che dura sempre, astratto dal tempo, come la legge scientifica, che conferisse loro senso o valore. Ma scienza, filosofia e religione cristiana moderne portano su di loro l'impronta anche della condizione del popolo ebraico, sospinto nella terra promessa da sconvolgimenti epocali, circondato da tribù ostili, rivali, spinto a innalzare sopra ogni cosa il culto e la salvezza della propria stirpe. Insomma, in questa prospettiva cominciamo a interrogarci sul legame che connette le grandi tradizioni dell'Occidente e quindi l'idea di progresso alle scelte cosmologiche di un tempo e di un luogo particolari e che quindi non sono connesse come si presentano, potremmo dire con falsa coscienza, come astratte, più vere in quanto capaci di oltrepassare. In una dimensione eterna, cioè atemporale, eh, la, la storia. Chiudo con questa eh, osservazione. La storia delle idee, in particolare delle idee del nostro secolo, dell'ultimo secolo, insomma, è la storia dell'incrinatura, della dissoluzione di gabbie cognitive che gli esseri umani, almeno nella tradizione di pensiero occidentale, avevano imposto a se stessi. E è la storia attraverso la quale è emersa la possibilità di un'altra storia, mh? altra, diversa rispetto alle linee predominanti nella storia della metafisica occidentale e della scienza moderna. In questa storia il problema della verità, a contestuale, a storica, che ha fondato l'idea di progresso, si trasforma nel problema del senso e della costruzione delle verità contestuali. E il dominio dell'essere viene incrinato dall'irruzione del divenire. Ecco, il potenziale creativo di questa condizione dell'umanità globale contemporanea dipenderà in modo decisivo dalla capacità di ascolto. Si è detto da parte eh, di un grande filosofo, lettore della tradizione moderna, che la modernità, il custode della modernità è stato Cartesio ed è stato l'occhio di Cartesio. È la metafora dell'occhio, la metafora della filosofia e della razionalità moderna. E qui c'è il problema dell'orecchio, dell'ascolto. Dipenderà molto dalla capacità di staccarsi da antichi modelli fondati sulla contrapposizione fra verità ed errore. Oggi si delinea la possibile emergenza di una nuova coerenza della civiltà umana globale coerenza interconnessa a quelle antecedenti, ma non loro culmine inevitabile e necessario. E la domanda con cui riflessivamente eh, mi taccio è questa. Dopo la stabilità delle civiltà arcaiche relativamente isolate e separate l'una dall'altra, Sommato fino all'incontro colombiano, per 150.000 anni di storia, dopo il furore provocato dal contatto e dal conflitto fra le civiltà storiche, sarà possibile l'emergere di una civiltà planetaria, una e molteplice, in cui il bilancio penda a favore della pluralità piuttosto che della omogeneità? A favore della creazione piuttosto che a favore della eliminazione di ciò che è considerato, tra virgolette, superato, a favore della sperimentazione e della diversificazione piuttosto che della standardizzazione. Non posso non chiosare dicendo che il mio punto di vista è che questa possibilità è molto improbabile. Però è necessaria. L'umanità del futuro, come è accaduto nelle soglie critiche in cui l'umanità ha rischiato l'autoannientamento, inevitabilmente se sarà, sarà diversa dall'umanità eh, dall del passato. L'improbabile non è l'impossibile. Questa necessità è una necessità antropologica che richiede eh, l'alleanza con la capacità creativa attraverso la quale l'umanità è nata altre volte e ciò ha a che fare con l'idea di progresso. La storia dell'umanità non è la storia di una linea progressiva che dal passato porta al presente e al futuro. L'umanità è nata più volte, molte umanità si sono intrecciate e sussedute nella storia dell'umanità e l'umanità globale ha a che fare con questa condizione agonica e agonia vuol dire angoscia, difficoltà a nascere ma anche difficoltà a morire ed è in questa tensione, in questa ambivalenza che senz'altro l'idea di progresso se sa concepire la complessità, cioè la molteplicità delle sue dimensioni, potrà tornare ulteriormente utile come guida anche all'umanità postmoderna e all'umanità globale, io penso. Grazie.